un filmato, sì, ma vedete, il re archeologo a Blera e anche a Corossa, poi parla la professoressa Rissetti. Vicino a San Giovenale e Lumi si trova un piccolo paese di nome Blera. Dopo anni di schiavi è cresciuta un'amicizia con il re di Svezia, per cui il consiglio comunale ha deciso di nominarlo cittadino onorario insieme alla regina. Il sindaco dà il benvenuto alle loro maestà. Perché ancora una volta, nel significare onore e lustro per noi tutti, sia per la maestà vostra, sire, e per la graziosa regina, un modesto attestato di doverosa riconoscenza per gli alti meriti acquisiti nell'aver voluto elevare questa nostra amata terra etrusca a tanta risonanza nel mondo intero. Il re risponde. Auguriamo a Blera, posso dire la nostra città adesso, essendolo. Essendone divenuti oggi cittadini onorari. Un avvenire felicissimo. Possano fortuna e prosperità favorire sempre tutta la sua popolazione. Molti degli operai dello schiavo si sono commossi fino alle lacrime all'addio del re. Thank you.
Acqua Rossa è il nuovo sito dove il re attualmente sta svolgendo degli scavi archeologici nel paese degli Etruschi vicino a Viterbo. Il nome Acqua Rossa dipende dal colore rosso del fango nel fiume a causa della presenza di ferro. Platsens namn beror på att vattnet i bäcken som rinner i dalen intill är starkt järnhaltigt och bildar ett brunrött slam. Landskapet är mest platåer genomdragna av sådana vattendrag där betande djur brukar dricka. På platåerna har man under de senaste åren mer börjat plöja på djupet med traktorer. Su questo altipiano si trovava una città etrusca sconosciuta prima di questi scavi. Non si conosce il suo nome antico, ma i risultati hanno superato le attese sia del direttore dello scavo, Collier e Köstenberg, sia del re. Ingen vet vad den hette. Men ändå har resultaten överstigit både den grävningsledande docent Carl Erik Östenbergs och kungens egna förväntningar. Har man någon förklaring på varför den här staden förstördes en gång för 500 år före Kristus och varför den inte återuppbyggdes? Ja, det var verkligen en fråga som il re spiega che non si conosce il motivo della distruzione di questa città intorno al 500 avanti Cristo. Forse si trattava di una guerra tra città etrusche, ma comunque sicuramente non sono stati i romani, perché non ci sono reperti dopo il 500 avanti Cristo, molto prima dell'arrivo dei romani. Det är nog inte romarna i alla fall som har varit framme här. Därför att vi har fynd här inte senare än någon gång lite efter 500 före Kristus. Och romarna kom inte hit förrän flera hundra år senare. Sono stati trovati molti pesi per fuseruole, come usano i contadini ancora oggi. Precis samma sort som den här bondkvinnan på platsen är van att använda. Altri pesi di terracotta appartenevano ai telai. Tipi simili sono stati rappresentati su vasi antichi. Questa è una ricostruzione funzionante. E questa è una ricostruzione di una delle case più grandi ritrovate. Il re fa il punto della situazione dopo le prime tre settimane di scavo. Sottolinea che non si tratta qui di cercare tesori, ma di conoscere la civiltà etrusca. Frammenti datanti di ceramica possono essere molto più importanti di oggetti in materiale preziosi. Qui si tratta soprattutto di capire come gli etruschi costruivano i loro abitati. Och inte för att hitta skatter som kanske somliga människor ibland tror, utan det är för oss kanske lika viktigt att hitta några skärvor som ger oss en datering som att hitta någonting utav ädelmetall eller brons eller något annat. Och som ser märkvärdigt ut och som också är mycket vackert i ett museum och så där vidare. Men det som betyder för oss, för vår expedition, det är de vetenskapliga fakta som vi kan etablera i detta fall angående etruskernas sätt att bygga sina samhällen. Vill du komplettera det som inte jag kanske sa så bra? Ja, här har vi alltså för en gångs skull tillfälle att studera. Karl-Erik Östenberg sottolinea che qui per la prima volta si può studiare una città etrusca ben conservata. Där har ju verkligen de här veckorna gett lön för vår möda i rikaste mått.
Ja, hur var det egentligen när hur gick det till egentligen när du min kära vetter upptäckte det här stället? För det var inte alls vi som gjorde utan det var amiral Vetter som gjorde det för en del år sedan. Ja, det var. Il re poi chiede all'ammiraglio Erik Vetter di raccontare come ha trovato il sito più di 10 anni prima, cercando la rete viaria antica con l'aiuto di piante e foto aeree. Veniva, racconta, una volta l'anno, durante diversi anni, e trovava molti frammenti di ceramica che testimoniavano la presenza di un abitato particolarmente interessante. Och hur de hängde ihop med yttervärlden. Och under de sista 7 åren så kom jag väl hit en gång om året till denna plats. Som jag fann mer och mer intressant topografiskt sett. Och särskilt för att leta reda på de skärvor som fanns på marken. Särskilt efter det djupa, när de hade plöjt djupa fåror. Då kom det alltid upp en hel del. Och ett studium av dessa skärvor har gav i handen att det här var en märkvärdig plats, en plats där man kunde finna någonting märkvärdigt. Och det har vi ju också nu i år äntligen också konstaterat att så är. Och det är till hjälp till de här vandringarna som skedde både till fots och på åsna och i jeep. Så hade jag dels kartorna där man ritade in alla vägarna hur de gick. Och dels flygbilder som jag fick ifrån italienarna med stor generositet. Och som man på vintrarna kunde studera genom säkert instrument så man kunde få olika höjder. Och på det viset hittade jag många pass och många vägar som sedan man måste verifiera på platsen. Tack så mycket. Il re commenta che l'ammiraglio Vetter ha un fiuto eccezionale per questo genere di scoperte. Ja, i allra högsta grad, det måste man säga. Ja, jag tror att han har alldeles speciellt vederkorn på sådana här saker, eller hur? Jo. Trots regeringskris och politisk palaver har det svenska statsbesöket fått hög prioritet i Italien. Molti anni dopo, il successore, re Carlo XVI Gustavo, visita Viterbo e inaugura la piazza Gustavo Adolfo insieme alla regina Silvia. Il presidente Cossiga li ha ricevuti a Roma. Högt uppe på programmet stod Etrurien, klassisk mark norr om Rom, klassisk också för un punto particolarmente importante sul programma riguarda una visita agli scavi etruschi iniziati nel 1956 a San Giovenale. La città di Viterbo accoglie il re dedicando una piazza alla memoria di suo nonno e del re archeologo, piazza Gustavo Adolfo. En stad som fått alldeles speciell betydelse för Sverige och svensk kulturliv, alltså arkeologi främst. Och som nu hedrar vår stora ambassadör på det området, gamle kung Gustav VI Adolf, på det här sättet. Samtidigt som nu denna minnesdel. Il re Carlo Gustavo inaugura la piazza. Det ska heta Piazza Re Gustavo Adolfo. Just här i San Giovenale utanför Viterbo började gamla qui, a San Giovenale, sono iniziati gli scavi etruschi del re. Redan 1956. Och han blev både välbekant och omtyckt i trakten, vilket efterföljaren i hans fotspår kan vittna om efter att först ha besiktigat några av de gamla lämningarna från den tiden. Il re Carlo Gustavo racconta la sua gioia di trovare ancora l'affetto per il nonno Gustavo Adolfo e di trovare ancora i suoi vecchi amici tra operai e contadini. Kände väl en form av ja, tidens vingslag på något sätt också. A me davano un senso proprio d'affetto verso il re, no? Verso chi è venuto da qui da noi a fare, no? Cose che magari avremmo dovuto fare noi, no? E invece loro con tanto interesse, con tanto amore hanno fatto. Voglio ringraziare Cristian perché
dovete sapere che con Christian ci siamo conosciuti a Bruxelles, perché venne a vedere una mattina la mostra che, di Etruschi in 3D, che era a Bruxelles, la venne a vedere per valutare se fosse il caso di portarla a Stoccolma. E io ho passato con loro poi, perché a Stoccolma siamo andati il 10 gennaio del 2012, ci siamo rimasti 8 mesi con 103.000 visitatori, hanno fatto una mostra bellissima e volevo ringraziarti perché ho ritrovato lo stesso affetto che provo, lo sai, per te, perché siamo amici e siamo rimasti amici, ma volevo ringraziare gli svedesi per quanto avete fatto per noi e per come avete fatto sentire chi era vostro ospite e come avete accolto quello che abbiamo noi delle nostre terre. Grazie, un applauso. Grazie, grazie a voi. Grazie a voi. Ovviamente io mi, non posso che associarmi a quello che ha detto Alessandro. Per me è anche un piacere rivedere questi, vedere questi documentari che riguardano la storia nostra e vedere immagini del, della fine degli anni 60, credo, no? Che gettano uno spaccato sia su sugli abitanti di quel momento, avete visto le facce, i volti degli abitanti di Blera, degli operai dello scavo, ma vedere anche quello che è stata un po' la storia del, dell'archeologia. Pensate un po' a quello che, a una frase che ha detto il re, dicendo è più importante, sono più importanti a volte i frammenti che ci dicono, ci raccontano la storia di questo posto piuttosto che grandi tesori. Considerato il tempo in cui lui ha detto queste cose, credo che sia stato comunque l'espressione di una profonda cultura che ancora oggi non tutti riescono a condividere. Il tesoro fa sempre più effetto, ma l'archeologo quello che fa è un lavoro, dice Marina, mi consiglio che saluto e che sa bene quello di cui sto parlando, è uno storico. Gli archeologi sono storici in primo luogo, dobbiamo ricostruire la storia su base dei dati materiali e scavare una città, quindi scavare e andare a cercare le testimonianze della vita quotidiana è, per quegli anni è stata sicuramente una cosa di, all'avanguardia notevolmente rispetto a quelle che erano tante correnti di pensiero, anche nostra, anche italiana. Per cui mi associo, come diceva Alessandro, a ringraziare Christian perché rappresenta questo mondo, l'Istituto di Studi Classici, ma vorrei anche lanciare un sasso. Qui siamo tra amici, ce n'è uno in particolare che sta progettando una produzione televisiva su la storia dei grandi, non archeologi, dei grandi personaggi dell'archeologia. Ecco, suggerirei a Sergio Grasso, che sta progettando questa produzione televisiva, di calcolare la possibilità di inserire Re Gustavo all'interno delle sue 12 puntate, perché non stiamo parlando delle grandi scoperte, dei grandi archeologi, ma dei grandi personaggi dell'archeologia. Questo lo dobbiamo divulgare, questo dobbiamo comunicare, la sensibilità e l'amore di persone che hanno deciso di condividere con noi la nostra identità, le nostre origini, pur venendo da paesi molto lontani. Ecco, non posso che in questo momento a Christian, che rappresenta tutto ciò, fargli i miei più sentiti complimenti e l'augurio di poter continuare queste ricerche dell'Istituto Svedese. Grazie mille.